Buongiorno e benvenuti in questo nuovissimo vlogmas. Io sono Alessia e ci siamo tornati con appunto un nuovo vlogmas. Oggi ragazzi, sotto tantissime richieste, sono tornata con un get ready with me, o prepariamoci insieme. Io sono già pronta perché sto registrando la intro dopo che mi sono già preparata. Oggi devo andare ad una cena del calcio di mio fratello con tutta la società, eccetera. E niente, vi lascio il video. Ok raga, allora sono già vestita così perché sono abbastanza in ritardo comunque. Allora, come al solito dei miei prepariamoci insieme, get ready with me. Partiamo dal trucco e vi faccio vedere ogni singolo prodottino che uso. Oggi mi truccherò un po' di più perché c'è tutta la società del calcio di mio fratello, perché non so se ve l'ho detto prima, ma vado a una cena, appunto, cioè sono 600 persone e volevo andare un po' più carina, diciamo. Comunque, allora ho fatto già la doccia. Allora, la prima cosa che andrò a fare è applicare il mio correttore. Io ho questo qua della Kiko e lo vado a mettere semplicemente nei posti in cui credo sia necessario. Non ne metto tantissimo, raga, perché mi fa diventare veramente cadaverica questo correttore. Ora con una beauty blender umida vado a spalmare il correttore. Ok raga, ho già spalmato tutto il correttore. Ora vado a prendere questa qua che è una cipria di Kiko, la Invisible Touch, e vado a metterla appunto sotto la mia faccia perché ho una pelle molto oleosa, quindi ho bisogno di mettere una cipria. Questa qua è tipo quella in polvere, non è compatta, e viene con questo applicatore qua che veramente facevo prima a non metterlo sinceramente perché è un po' inutile. Vado a prendere un pennello ampio e la vado a mettere un po' dappertutto. Senza prendere una quantità esorbitante di cipria, perché comunque già il correttore mi fa bianca. Se poi metto la cipria, non so, a quintali, divento un cadavere. Quindi, niente, questo è quello che ho da dirvi sulla cipria. Ok raga, ho messo già tutta la cipria. Ora, siccome sembro un fantasma, vado a mettere questo blush, questo qua, che è quello che vedete sempre in tutti i miei video, che è lo 05 di Kiko, questo qua che è tipo un trio. A me piace perché praticamente non è molto pesante, nel senso che a me piace, non mi piacciono i blush che sono un botto pigmentati, perché sono difficili un po' da sfumare. Questo qua non è moltissimo pigmentato, cioè è abbastanza pigmentato, ma non è tanto. Quindi puoi riuscire a creare strati, nel senso che se vuoi un effetto molto soave, lo puoi ottenere tranquillamente non mettendo quantità industriali di prodotto. Mentre se vuoi una cosa un po' più tipo stile Heidi, potete andare a fare tipo strati. Quindi io sto guardando in basso, raga, perché ho lo specchietto qua. Poi sempre con il pennello della cipria io do sempre una sfumata in più. Il blush io lo metto in questa zona qua. Lo trovo molto carino, tipo anche sul naso, quindi lo metto sempre. Per finire completamente la pelle e la faccia, vado a mettere l'illuminante cookie di Benefit, che è sempre quello, tanto penso che ormai vi ho stufato con questo illuminante, ma è perché veramente. Niente raga, allora ho finito tutta la faccia. Ora per gli occhi vado ad utilizzare semplicemente questo mascara qua, che è quello di Kat Von D, il Go Big or Go Home. Tra l'altro ragazzi, volevo usare questa palette qua di Kat Von D che ho acquistato nuova, che è la Alchemist Holographic Palette. Solo che gli illuminanti ce n'è uno rosa, uno viola, uno verde e uno blu. Sono questi qua. Sembrano tutti bianchi da lì, però anche dal vivo sembrano bianchi, solamente che quando vai a tipo prenderli hanno colori diversi. Solo che quello che succede è che ce n'è uno rosa, uno viola, uno verde e uno azzurro. Io dove vado con illuminanti così colorati in una cena abbastanza seria, diciamo, tra virgolette? Quindi ho detto no, vabbè, mettiamo il mio solito, vediamo di non fare casini. Niente, raga, io ora metto il mascara, che è appunto, come vi ho detto prima, il Go Big or Go Home di Kat Von D. Lo lascio asciugare.
piego le ciglia e ne metto un altro, metto un'altra passata. Ora nell'ultimo periodo mi sta piacendo molto l'effetto che si crea facendo questo coso, quindi lo faccio spesso. Quindi appunto ora vado a fare questo, mi serviranno appunto piegaciglia e mascara e niente. Allora ragazzi, ho messo il mascara. Ora quello che andrò a fare è prendere tipo delle pinzette, prendere un po' di prodotto con le pinzette, semplicemente passandole nello scovolino del mascara, e metterle tipo sulle ciglia inferiori, tipo così. Vedete? Ora faccio questo, cerco di farlo con tutto quanto, ma la vedo dura, perché... Ok raga, allora l'effetto è questo con gli occhiali, a me sta piacendo veramente tantissimo, sono in love. La mia telecamera tra l'altro è scarica, sono un genio veramente tantissimo a non metterla a caricare prima di registrare, brava Alessia. Ok raga, allora, ora il trucco è finito, per i capelli li lascio semplicemente sciolti, gli do un attimo una pettinata dopo, però li lascio sciolti così normalissimi. Accessori metterò i soliti, il mio Pandora e l'Apple Watch. E adesso vi faccio vedere un po' il mio outfit. Ok, allora ho messo dei jeans normalissimi a vita alta di Bershka, questa cintura qua, cinta, non so come volete dirla, e un maglioncino. Sotto metterò le Vans e niente, è un look abbastanza carino, non troppo formale ma nemmeno troppo sportivo e niente. Come ho detto prima, come accessori metterò appunto l'Apple Watch e il Pandora. Io spero ragazzi che anche questo vlogmas vi sia piaciuto, se è così lasciate un tipo cenno in su. Scrivetemi su Instagram chi vuole essere salutato nel prossimo vlogmas, perché saluterò tutti quanti. E niente, noi ci vediamo domani con un prossimo vlogmas alle 6. Baci!